Bentornato nel mio canale YouTube. Piacere di conoscerti. Come ti senti oggi? Torna un fine settimana, così possiamo godercelo con gli amici e la famiglia. E qual è il tuo segno oggi? Oggi è domenica 29 agosto 2021. Paolo Fox Oroscopo. Oroscopo Vergine. Segno fortunato. Geniali come Einstein, informati come Pico della Mirandola. La presenza dell'astro guida Mercurio, a braccetto con Marte e il Sole, che gli infondono energia e mordente, non fa che esaltare le vostre doti mentali, cervelloni lo siete dalla culla, ma oggi, complice anche il trigono di Luna e Urano, lo si nota ancora di più. Regalandovi un giretto turistico tra borghi medioevali e città d'arte, sfoggiate un background di storici e critici d'arte, in campagna riconoscete le erbe e le loro virtù medicinali. In più vi interessate di scienza, ecologia, politica e finanza, in fatto di investimenti, infatti, non vi frega nessuno. E ora che imparate l'arte delle stelle attraverso l'oroscopo, sicuramente ne sapete già più dell'astrologo. Ammirati e ascoltati da tutti, tranne che dal partner distratto. Incapacità di esprimere i propri sentimenti, le proprie idee, di esporre le proprie ragioni. C'è un vuoto intorno alla tua persona che determina un profondo scoraggiamento. Poca armonia e poca volontà in tutto quello che si fa, scarsa riflessione e impulsività. Buone notizie. Avanzamenti professionali. Un amico sarà importante. Ottimo intuito. Buone idee. Riuscirai a capire al volo le altre persone. Sarai sensibile e suscettibile. Non prendere tutto troppo sul serio. Un amico che non vedi da tempo avrà molte cose da raccontarti. Periodo fortunato a patto che sappiate leggere tra le righe i motivi che spingono gli altri a cercarvi. Siate più razionali e la fortuna vi bacerà più spesso. Attento alle uscite di denaro. Tutelati contro ladri e imbroglioni. Sii puntuale. Una infatuazione potrà trasformarti in qualcosa di più. Hai tantissimi progetti ma poi metti poco impegno, a sognare tutti son bravi ma occorre lottare e cercare di realizzarli con tutto l'impegno. Il buon umore non mancherà di cancellare qualche brutto momento passato di recente. Concedetevi del riposo, ne avete bisogno. Non confidate alla prima persona i vostri problemi e le vostre difficoltà, non solo non riuscirebbe a capirli ma potrebbe mettervi in serio imbarazzo non mantenendo qualche segreto che per voi è prezioso. Ebbene oggi fare buone azioni e aiutare persone che sapete indigenti o in difficoltà, non disperdete le vostre energie e usatele per donare un sorriso a qualcuno. Potreste incontrare delle difficoltà nella realizzazione di qualche progetto che per voi è prioritario. Cercate di salvaguardare le cose concrete da quelle irrealizzabili. Ricordate di usare sempre la ragione. Netta ripresa in campo sentimentale. Se c'erano stati dei piccoli problemi, magari dovuti alla lontananza, tutto si risolverà magicamente e vi sembrerà di rivivere i primi giorni di passione. Se qualcuno si è sentito allontanato in questi ultimi tempi, o non ha avuto i riconoscimenti che credeva di meritare, può cominciare a preparare il suo ritorno in campo. Non mancheranno le soddisfazioni nel lavoro e le occasioni per migliorare la situazione attuale. Una splendida posizione del luminare maschile, diurno, connesso con l'attività, il Sole, ospitato nel vostro segno, vi assiste con tutta la sua positività. Nello stato della forma fisica si avverte la vostra classica robustezza, il tipico carattere roccioso di cui lo zodiaco vi ha dotati. La Luna è dalla vostra parte e in settimana in amore potrebbero nascere delle belle emozioni da vivere a pieno. Per quanto riguarda il lavoro, nessuno sarà in grado di farvi del male nei prossimi giorni. Una relazione con una persona cara ha bisogno di evolvere, magari basta un piccolo ritocco a livello interpersonale. Se puoi puntare ad un simile cambiamento senza aver paura di perdere il controllo, il vostro legame ne uscirà rafforzato. Potete ancora tollerare alcuni comportamenti, ma non siete così interessati a come gli altri vogliano vivere la propria vita, in quanto vi interessa solo della vostra. È un buon punto di partenza, se le persone coinvolte non sono quelle che dite di amare. L'altruismo che credete di dimostrare, potrebbe non essere concreto e,
Prima ve ne accorgerete, prima riuscirete a stabilire in che posto collocare i vostri rapporti personali. Non abbiate paura dell'autocritica, fatela pure. Compleanno super, da festeggiare con tanti amici e possibilmente in campagna, tavolata rustica con tovaglia a quadrettoni e cibo casalingo nel piatto. Intorno a voi gente simpatica e sportiva ma non pretenziosa, tutti col giusto distanziamento, perché per quanto siano amici del virus addomesticato non vi fidate comunque. A farvi gli auguri, oltre a Plutone alla coppia Luna-Urano intrigono anche il Sole, Marte e Mercurio nel vostro segno. Resta fuori solo Nettuno che tenta di confondervi un po' facendovi bere parecchio. E con tutti questi invitati, umani e astrali, ce ne vorrà di spumante. Amore ed Eros, avete tutto, la tenerezza, le premure, l'affetto e anche la passione, non vi resta che ringraziare la vostra buona stella e augurarvi di proseguire sempre così. Figli in gamba, autonomi e molto affettuosi, segno che li avete istradati bene nella vita trasmettendo loro valori autentici. Se siete nati nella seconda e nella terza decade Virginia e avete il cuore libero, potete contare sull'azione fortunata di due dei pianeti più lenti, potenti, dello zodiaco, Urano e Plutone che vi infondono un carisma e un gusto per l'esplorazione avventurosa notevolissimi. Vi si aprono appassionanti orizzonti sentimentali ed erotici, dove metterete alla prova la vostra abile capacità di conquista, specie se vi trovate di fronte a imprese mediamente difficili. Non dimentichiamo inoltre la presenza costante e benefica della dea dell'amore, Venere, sempre in favorevole aspetto dall'amica Bilancia. Lavoro e denaro, poco divertimento, magari un cinema e buone letture, null'altro. Il weekend è fatto per riposare, lo dicono anche le sacre scritture, ma soprattutto lo afferma il vostro corpo e lui sì che ha sempre ragione. Richiamo in vista, purtroppo. Ultimamente non avete dato il meglio di voi, risultando meno affidabili dei vostri colleghi. Non lasciate che questo vi affossi. Se il lavoro non vi gratifica guardatevi attorno, potreste trovare un posto più adatto a voi. Il vostro lavoro vi vede attenti, presenti a voi stessi, motivati. Niente e nessuno può sfuggirvi, specie se svolgete una professione che tiene rapporti e relazioni col pubblico. Un Mercurio ancora per poco nel vostro segno vi dona la concentrazione, la determinazione e le capacità tecniche che vi fanno diventare senz'altro i migliori quest'oggi in ufficio. Questa ipotesi previsionale appare più azzeccata se festeggiate il vostro compleanno dal 12 al 20 di settembre. Benessere, buon equilibrio psicofisico, vi sentite tutt'uno con la natura perché siete in sintonia con le piante e gli animali più ancora che con gli uomini, a questo punto il colore da indossare non può essere che il verde giada e crisoprasio le pietre portafortuna. Se hai bisogno di iniziare un'attività fisica e hai difficoltà a motivarti, tutto ciò che devi fare è iniziare la scarica di energia che otterrai ti farà desiderare di più, subito. US a questo slancio per stare meglio. Per lei, magari in viaggio non avete trovato l'amore, ma una buona amica sì e il continuo carteggio tra voi lo comprova. Per lui, ultimi scampoli d'estate, ma il dovere vi chiama, voi con un progetto interessante da mettere in cantiere, i vostri pupi con la scuola, controllate i compiti delle vacanze, tempo due settimane e si ricomincia. Colore delle emozioni, giallo limone. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 10, finanze, 10, benessere, 10. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.